Dal calore del pubblico ai teatri vuoti, dagli applausi della platea a quelli virtuali, le restrizioni imposte dalla pandemia hanno impedito gli accessi a luoghi ed eventi culturali, ma l'universo digitale e le emittenti televisive permettono di accedervi anche a distanza. Musei, musicisti, teatri di tutto il mondo hanno trovato nuove opportunità per spostare la cultura online e in TV, aprendosi e rendendo la loro offerta accessibile a tutti. Una sfida accolta anche dall'Arcom, l'associazione regionale Cori Marchigiani, che ha deciso di registrare le esibizioni nel rispetto delle norme anti-Covid e di trasmetterle nei prossimi giorni su Fano TV. Ci siamo riorganizzati e ci sembrava strano trascorrere un Natale senza la voce dei cori. Infatti abbiamo promosso questo progetto che si chiama appunto La voce dei cori delle Marche, per far sentire appunto le armonie, le atmosfere dei canti natalizi e cercare di portarli nelle case di tutti i marchigiani. E sono 110 gli associati all'Arcom, tra cori misti, voci pari, voci bianche con timbriche diverse. I quattro filmati da 15 minuti ciascuno sono stati girati a Fano, Fabriano e Fermo da una troupe specializzata in video musicali. Il progetto inoltre è stato sostenuto dalla Regione Marche attraverso il MIBACT, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Abbiamo quindi registrato questi video e cerchiamo di offrirli praticamente alle TV, quindi in questo caso alla vostra emittente, per poterli diffondere su tutto il territorio regionale. Io ringrazio i cori che hanno partecipato, che si sono messi in gioco in questo progetto, in questo periodo molto difficile, e voglio far sì che attraverso la loro voce passi questo messaggio di speranza, di tranquillità, di serenità e di armonia, veramente per tutti. Ne abbiamo tanto bisogno.